No, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pac-Man World 2. Scusa se me l'ho fatto iniziare a casissimo questo episodio mentre stavi parlando. Ah, ok, Rip, non fa niente. Oggi siamo con tanta gente bella per l'episodio di oggi. No, siamo con Super Mario Bros. DS, New Super Mario Bros. DS 1. Boia. Perché? Allora, nel video di oggi abbiamo queste persone che vedete in questo momento. Abbiamo, questo sono io, abbiamo Xarkas, Mario, Piccio, piede mozzato. Abbiamo Schelle, Simmo, Piccio e Xarkas. Salutate Xarkas. Ciao gaga gaga a tutti. Ciao, ciao, mi piace il cazzo. Qualcuno è gay che faccio una cosa. No! No! Il motivo per cui Schele è qui è perché oggi facciamo i suoi livelli del preferiti. E anche i miei preferiti. E anche quelli e anche i miei preferiti. Allora, quelli di. Sono preferiti miei e di Simo perché. Nella nostra vita. Mi ritrovai in una selva oscura. Piccolo a dire una cosa e tu l'hai interrotto. Bravo genio. No, vabbè. Faceva parte del video in realtà. E infatti. Lo so. Questa qui è la selva oscura. Wow, non l'avrei mai detto. Mi ricorda la nostra vita. E cazzo. Dai, fa parlare a Simo. Vai Simo. Mi ricorda quando su Crash Bandicoot 2 Crash diceva tipo le robe della Divina Commedia. Sì, sto parlando di Eloquendo. Ah. Invece io mi ricordo di quando c'era lui, c'era Simone che diceva Gibbo Grovacciaio e allora io gli ho dettato un calcio in culo ed è volato. Cosa? Non è mai successo! Che cos'è sta cosa di che parli? Appunto, I don't capire. E niente, perché io mi sono appena mangiato la luce di un piede. La luce? Ma non c'entra niente con Simo! Comunque il motivo per cui i livelli dell'albero sono i preferiti di me e di Simo è perché questi livelli sono bellissimi, fai salti ovunque, sono giganti. I motivi sono preferiti di Schele perché Divina Commedia reference. Sì. Metti che abbiamo attivato un bottone. Un bottone che fa sesso. Ora cadi. Devo cadere per arrivare dal bottone. Allora devo cadi tipo al punto primo. Devo preparare la mia caduta. Caduta! Va bene, Boomer. Bottone, here we go. Un attimo, mi puoi mostrare un attimo la faccia di Pac-Man? Eccola. Ha una faccia da Plumpy. Una volta non era sbirulino. Ora si chiama Plumpy Plumpy. No, Plumpy Plumpy è il suo cognome. Sbirulino Plumpy Plumpy. Genio. Sbirulino World 2. Plumpy Plumpy. Ok, sono andato adesso lo Steve perché si è impegnato a configurare Dolphin. E non è successo un cazzo. Ci ho perso tempo. No. Ma perché Pac-Man quando si fa tipo l'ombra della palla, tipo come ha fatto adesso? Più che una palla gialla sembra un'arancia ghirda con il suo aereo Smith che si scopa e muore. Boh. Intanto io non so. Per quanto ho detto muore sei morto. E infatti non ha saltato. Perché qui ci sono gli input dei salti. Appunto, gli input dei salti sono buggatissimi nella versione PC. Per questo che voglio comprare la versione GameCube. Infatti, gioco cubo. Perché sì, guys, esatto. Io ho la Wii che è retrocompatibile con i giochi GameCube. Ma dopo ti bacio, Simone. No, l'abbraccio. No, sono asex. Ah, allora se sei asex non significa che non sei né gay, né etero, né coso.
Vuol dire che non ami nessuno. Ecco, non amo, ecco, non amo nessuno. Piccio l'ha capito subito. Bravo Piccio Cus. Ui. Bravo Piccio Cus. Io ne capi i piedi. Ui. 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 Un'arancia ho preso. Ui. Ecco perché sto volando via, perché ho preso un'arancia. L'arancia anche la fragol, anche la fragola. Super Sonic Speed. You can mess with Super Sonic Speed. Ah! Oh mio Dio, c'è Abby Bobam bim 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 bom bim bum bim 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 bim. Cosa? Oh mio Dio, adesso c'è i cacciatori. Abbiamo vinto. Ragazzi, sapete cosa sto aspettando io in questa serie? Il vulcano è arrivato e adesso guardando. Sì, comunque sì, ragazzi, sapete cosa sto aspettando in questa serie? Cosa? Quello che ho detto io. Che Piccio fa clan tedesco. Per chi non lo sapesse, andate sul Pac-Man e Terenzil. Dai. Dai Schele, fammi parlare. Infatti. Allora, praticamente quello che stavo dicendo, quando Simo ha nominato Clay Tedesco, praticamente questo è, è un riferimento al nostro doppiaggio del canale di Laser Peace. Andate ad iscrivervi a quel canale. L'abbiamo doppiato tutto Pac-Man World 2. Post. Infatti tutte le cutscene di Pac-Man World 2 abbiamo doppiato. Ma se viene Terenzil Pac-Man mi cacca il cazzo. Che poi questo livello in italiano si chiama Foresta Oscura, quando quindi per davvero ci ritroviamo in una selva oscura. Stavolta per real. Ma che è fatta apposta. Però raga, not gonna lie, il meme della Divina Commedia è di Len, non di Schele. Perché Len che l'ha fatto per primo su Crash 2. Giusto. L'ha fatto per primo Len su Crash 2. Non ne sono sicuro perché... Che cacchio ne sapete voi? Allora io l'ho portato qua. Giusto. Perché in realtà sta di Doom, non lo so. E infatti... infatti poi Schele non conosce Glenn là. Len lo guendo. Non lo conosco neanche per il cacchio. Guarda che Len lo guendo perché merita, ma soprattutto merita anche Doom, lo guendo 93. Questo no, io me ne prego, niente. Gugu, Gugu. Ne preghi. E che cazzo sei? Ok, non lo so. Una cosa importante da dire. Vai. Niente, Google ha fatto la cacca. Non ruba, però non rubare i meme al Remy. Lo so, dove l'ha fatta la cacca? Tanto voi gli avete dato i crediti proprio adesso. Video che dove l'ha fatta? Nel Niente Google's Realm, sempre meme di Remy. Sì, Gnegne Gugus Real. Gnegne Gugus Real nel posto dove Gnegne Gugu ha fatto la cacca. Ha fatto la cacca. Che bella meme. Di quali? Dai. Prima o poi ci arriverò Prima o poi ci arriverò al primo checkpoint. Una cosa importante. Vai. Una cosa importante. La meme di Schele. Mi hai rubato il meme! Sì, scusa. Andiamo. Però sì, questa era una cosa molto importante da dire. E infatti? Posso dirti una cosa però adesso, Fricco? Una cosa. Una cosa? Una cosa, sì, una cosa. No, sì, l'ha detto! Epico. No, la devo ancora dire. Vai. Una ma cosa. Mi ha saltato! Vedi perché fa cagare la versione PC? Sì, fa cagare la versione PC perché dovete sapere un attimo, fatemi raccontare una cosa. Sì, la storia del pollo è quella. Sì, giusto, da dove è nata sta cosa? Ah, aspettate, via. Buonissimo. Ok, siamo ritornati. Per voi è stato un secondo, per me è stato tipo due minutini piccolini. Sì, già. Guarda il cazzo di Ruben, ovviamente. Oh mio Dio, che bello! Pac-Man che sta facendo... Para! Para?
Paraculo! Una volta non scopava la terra invece di fare paraculo. Ah sì, è vero, perché lui non ha verginità e quindi vuole scoprire la terra per togliersi la verginità, è giusto, perché è così tanto single che allora vuole fare i buchi nella terra e così metterci il suo naso. Perché voi non sapete una cosa, il naso di Pac-Man non è veramente un naso, è una cosa che voi trovate normalmente in mezzo alle gambe. Finalmente sono arrivato nel checkpoint. Che adesso devo dirti una roba. Sì, una roba. Non è quello. Allora, io sono single. Secondo te devo farsi un numero a scoparmi la terra? Giusto. Sì, secondo te fai bene. No, ma voglio fanculo. No, ma un'altra cosa. Se abbiamo già detto che Simo è Asex, quindi non ama nemmeno gli elementi. Wow, non l'avevo mai detto. E che se sei Asex non ami nessuno, quindi non ami nemmeno la terra. Ecco, non amo niente nessuno, amo solo i boys. Ma Remini è una renna? Sì, cazzi. Remini non è. Però comunque, ragazzi, hai trovato un formaggio. Intanto ci sono 4 narancia. Comunque adesso, Piccio, siccome hai capito che sono Asex, ti farò una bella sorpresa. E cosa? Una scopata con il cocco all'aria. No! I miei incubi erotici. Quelli di Ruben naturalmente, perché il cocco all'aria. Oddio, no! E che quello perché il cocco all'aria in real life. No dai Fito, sì, sto scherzando. Ok, ok. Dai Fito, sto scherzando. Ok. Dai, vai. Allora Pac-Man, quando prende le pillole sembra che dice a Damiano, piglia l'Antonio, addè! Ma come c'è tutto questo? Tanto io l'avevo capito prima che scherzavi. Che palle sta parte del livello, è difficile con la tastiera. Infatti anche io ho sclerato. La peggio facilità. Il problema è che qua c'è una vita, quindi... C'è una vita di merda come il programma lì che si fa su canale 5, brutto. Ragazzi, ecco perché io voglio la versione GameCube del gioco, non la versione P. E li è scambiati. Comunque posso dire una cosa. Cosa ho scambiato? Non ho sentito, davvero ho detto voglio la versione PC. Sì. Sì. No, ho detto sì, voglio la versione GameCube. Io ho sentito. Io ho capito GameCube. Bravo, ho detto quello. Ma io a Simone gli ho sentito dire perché non mi piace la versione GameCube, voglio quella PC. Io ho capito questo. Come hai fatto? Sono sordo e anche non è che siamo nel verso YouTube Poop. E adesso dai, rieccoci, siamo tornati e ho solo 2 vite, aiuto. Adesso comunque prima dovete sapere una cosa, stavo leccando no. Salgas, perché stai morendo? Perché sto morendo nel gioco. Ah. E ho l'ultima vita e faccio game over. E io non voglio di fare di nuovo quella parte. Quindi devo fare la speedrun del gioco. Ah! Tipo, dimmi che qua c'è una... No, c'è un'arancia. No! Culo! Sto morendo. Aiuto. Aerosmith! No! Capisco, perché io sto morendo. Devo fare il livello da capo. Il primo game over della serie. Grazie versione... Grazie versione computer per fare così cacare. Oh no. E adesso... Sono via. E siamo tornati qua finalmente. Tu beccheram, altro angolo.
sono morto. Poi Fricco è morto, you better run, better run. Non l'avrei mai detto. Mai ricominciato il video? No, l'ho fatto ripartire. Sì, stiamo registrando. Esatto. Va bene, però Piccio, calmo, ti cazzo. Sono calmo! Aiuto. Da con la voce non sembra. Oh, perché tu no. Mi hai detto stai calmo quando ero calmo. Ecco, guarda, sono mi hai fatto bene. Far morire Fricco. Mi hai fatto far morire Fricco, okay, ok, ragazzi. Ho il culo grosso faccione. Culo grosso faccione. Questo livello vi farà esplodere tantissimo. Addio per chi schita pam pam para chi tu vecchie rambe caram no. Antro arrivo mago. Ciao mini bazinga, addio mini bazinga bazinga se ce la fai ma andiamo per lì. Mi stanno molestando il pene, cazzo. Ma cosa? Pene. La cosa dei Magnifici 4. Ma sono morto. Piccio, ma a te ti piacciono i Magnifici 4? Cosa? Là c'è la cosa. Ma chi sono i Magnifici 4? Non li conosco. È un fico. Cosa? Mori, ok. Questo episodio sarà molto più sarà un po' più lungo tanto dello scorso episodio. Perché non mi salta? Cazzo! Non mi salta! Ma comunque non dovevo raccontare la storia di Pollo Pollo. Giusto, raccontala. Allora, in pratica io avevo sto stesso problema di Fricco ci va a saltare. In pratica io sto sclerando sempre un lavoro, bevarie, sembravo satanico. In pratica è venuta mia io senza accorgermene, è venuta mia madre con la ciabatta tipo in mano che me la voleva tirare e mi ha urlato in faccia e ha detto cose che non hanno capito. In pratica Remy ha capito che ha detto Pollo Pollo. Qua hanno sentito e hanno capito Pollo Pollo. Remy aveva capito Pollo Pollo e così è nato il Pollo Pollo. No, in realtà Remy aveva detto Ollo Lollo e poi io avevo capito Pollo Pollo. Oh, io avevo detto lì, Pollo Pollo. Sì, ero lì alla fine del livello. Il lato oscuro no, delle mele. Dai, avevi così finito. Il lato oscuro delle mele. Sì, lato oscuro dei meme. Vabbè, nel cammin di nostra vita ci ritroviamo in una selva bucata di vagina. Sto morendo, aiuto. Facciamo un taglio. Eccoci qui, nella fine finalmente di questo livello. Sì. Hai ripreso il video? Sì. Ah, oh, yeah, che bello, plagiale, lala. Ma... E adesso andiamo... Guardando. Sì, guardando. Adesso andiamo in quest'altro livello. Il boss? No, purtroppo non è il boss. Buttane. 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 Abbiamo capito, Pac-Man non è per bambini. È ora di Pac-Man Marcello. Oh, Marcello! Guarda che scende il conoscelo. Ma che pane ne pone, pelo. Aiuto. No. Non voglio. Marcello, ma che senti conoscelo? Bottone. E adesso dobbiamo bottone. Tornare indietro. Da un bacio a Fricco. Ma
te lo dato sull'agguancio, non ti preoccupare. Intanto per qualche motivo c'è il suono delle seghe giganti che fanno più casino. Strano. Metti luminosità al massimo. No, anche se la alzo rimane sempre favore, la stessa. Metti luminosità al no, stranamente rimane sempre la stessa anche se alzo la luminosità. È molto buggato su Windows 10 sto gioco. Aiuto. Ok, ci siamo quasi arrivati. Eccoci qua. Allora. Ma panne che su Pac-Man World 3 non su Pac-Man World 2. Sì, l'ho detto caso. Super Pac-Man Galaxy Bottom Deck. Sì. Siamo qua. No, ma adesso sta volando mentre dice Abbadamiano, prendi Andandre e Abbalem Bimbi. Ma... Oh, per la faccia che fa? Sviruline e tontine. E adesso segreto. Il segreto. Io ho questo visto fatto che non fatto segreto. Brico, rigate per Brico. Che rigate per hai fatto scoprire sta roba. Te l'ho fatta scoprire io. E infatti. Così abbiamo tantissime vite. Però bravo Wilson, sei proprio un bravo fratello per Brico. Sì, certo, adesso si chiama Wilson Simone, certo, certo. Ah. Ok. Ui. E poi non so perché questi quei trampolini là bianchi lì mi ricordano le racchette da ping pong. E perché? Non so forse per i colori le forme. Forse. Adesso speedrun il livello perché sto video già sta durando all'infinito. Oh mio Dio, stavi per cadere. Esatto. Ok. Oddio, sì. E ora? Ti sei salvato. Stiamo volando. Oh no, qua c'è di nuovo quella cosa che devi fare su e giù. Il pene. Andiamo nell'angolo qui. Cavallo. Allora ragazzi, se voi non capite a cosa mi riferisco, voi cercate la canzone del pene. E capirete. Allora in pratica voi dovete trovare un video con la copertina di un cavallo di un'animazione 3D, non so perché. E in pratica quello là è il video in cui mi riferisco. Puttane! Pain. Perché si fanno male. Il dolore delle puttane. Esatto. E adesso tagliano via. Ed eccoci in un bottone. Attiviamo il bottone. Allora dobbiamo tornare tutto indietro. Siluveno. Torniamo indietro. Qui. Siluveno. No, va bene. Ah, stavo per morire male. E io morivo male. Sì. Ora dove devo andare? Oh, okay. Questo botto cosa fa? Ui. Ah, fa apparire la cosa che fa. Adamian Andreo, la lelulolele. Cosa? In pratica non sai l'animazione di Pac-Man con per la bocca, per me sembra che fa così. Bello. E come i Pac-Man con la bocca chiusa non l'ho mai visto? Ora ti danno i pipi sdrelli. Che ti fanno la pipì mentre strillano. Geniale. Qua vabbè esserci un... Oh no, però non te li mangiare, se no tu diventi cinese e attacchi il coronavirus tutti. Giusto. Andiamo di qui. Rimbalzo. No, ma dai, Pac-Man sta tradendo la terra, perché mo lo sta facendo, ti sta sbattendo con gli alberi. Ah giusto, in questo senso lo sta facendo con gli alberi, guarda.
Allora, vi posso dare una cosa di educazione sessuale? Oh no, sarà vai. Sui Pac-Man. Allora, in pratica, Pac-Man adesso sta tipo tradendo la Terra, perché come vi ho detto prima, non vedete che Pac-Man adesso sta rimbalzando? Bene, quando Pac-Man rimbalza, non rimbalza semplicemente, lui ci gode anche, perché lo sapete perché? Perché lui non sta neanche rimbalzando, si sta facendo la terra, l'albero. Sì. Ma arrivare a un punto che un albero lo deve inculare. Sì, mo è il tuo momento. Guardando. Puttane! Pain. Vai Simo, è il momento di Inky, di Inky Palermo, aiuto, non so parlare. Inky napoletano. Napoletano, sì. Guardando. Vai. Aspetta, ti verrà si bloccato lo stream. Ok, no, eccolo. Ok. Ti butto tutto dorato, ma che male. Tu che maritto, tu che maritti pensare un bello dai inviato tu puoi spina a me. Credo che stella ma non cosa mia. Cos'è quella? Quella ciccia non sembra molto essere robusto. Questo boss è una cacata. Se prima lo vedo in faccia. Comunque io avevo fatto così perché stavo cercando di evitare. 2. Wow, le ultime parole famose. Questo boss è una cacata e sono morto. Morto. Cioè la faremo, forse. Ma perché si ferma là? Di solito non si ferma là nella versione PS2. Che trollata! Che trollata! Guallandia! Guarda! Io ti posso sculacciare tutto. Ma vai era Simo! Un fantasma! Che devi essere pulpo, No, ho pensato, ti butterò la vascia sto però una cosa, adesso devo dire una cosa. Dead. Devo dire che i fantasmi in sto gioco, i fantasmi di Pac-Man. Sembrano dei fantasmi presi da immagini stock. Perché? Quelli là delle immagini per bambini. Non lo so, forse per le facce. Forse. Ah! Sono dead. Perché hanno tipo la bocca da Non ce l'hanno da quanto gli ma no, non gli ho fatto male. Da notare come si chiama il boss, guardate come si chiama. Ci vuole una buona. Sì. Sono morto di nuovo. Sì. Non sono Bluetooth. No. Sì. No. Dai, ci riusciremo. Ui. Dall'altro lato. Ui. No, ci trolla sempre. Allora devo andare qui. Ui. No. No, sto. Vabbè, facciamo un su Warped. Sì, ma c'è anche su. Intanto rieccoci nel video veloso. No, che no, poi Cortex questa nella copertina della di Cortex serve che fa. Aspetta, che palle, è crashato il gioco. Aspetta. Dai. Purtroppo per alcuni problemi il video si dovrà fermare qui. Il video qui. Si conclude più. Sì. Qua. Praticamente nel prossimo episodio batteremo a Clyde, quindi alla prossima, ciao ciao, see ya.